Io penso che la cultura del rispetto dell'ambiente debba essere prioritaria. Dobbiamo avere chiara la direzione e chi ci indica la via? Ce la indicano i ragazzi, i giovani ci indicano la via. Non sono qui per promuovere il fine vita o per non promuoverlo, ma dico che sono qui per sollevare un tema, che è quello che ci troviamo davanti a dei cittadini, malati terminali, che ci chiedono di poter gestire il loro fine vita. La solidarietà non si nega da chi scappa dalla morte e dalla fame, però non possiamo neanche giustificare, diciamo, il comportamento europeo, che è scandaloso, perché l'Europa percepisce ancora Lampedusa come il confine italiano. Buongiorno Presidente. Buongiorno, benvenuti in Veneto. Grazie mille. Partirei parlando di quest'estate che è stata tempestata da eventi climatici estremi, soprattutto il Veneto ha riportato tantissimi danni. E allora le chiedo di farci un po' una conta di quelli che sono questi danni e le chiedo se secondo lei dopo quest'estate ci sarà un approccio diverso al cambiamento climatico. Guardi, partirei dai danni, anche perché sono danni importanti di un evento catastrofico che è durato tanto. Si è partiti dal 13 luglio, siamo arrivati ai primi di agosto e questi danni valgono per oltre 1.300.000.000 di euro, ma soprattutto ricordiamolo, riguardano 65.000 posizioni in Veneto, cioè cittadini e imprese, famiglie e imprese che hanno avuto danni. A questo si aggiungono ovviamente tutti i danni subiti dal patrimonio pubblico, che valgono circa 100.000.000 di euro del 1.300.000.000. I cambiamenti climatici sono fisiologici, perché non possiamo neanche fare gli estremisti da quella direzione, ma dobbiamo anche riconoscere che non bisogna fare neanche gli estremisti e vivere sonni tranquilli dall'altra parte. Allora, se da un lato è vero che c'erano i dinosauri e non ci sono più, che troviamo i fossili marini perché comunque ci sono state le glaciazioni e tutto quello che c'è stato, è altrettanto vero che il clima, nonostante il cambiamento climatico sia fisiologico, oggi subisce un intervento dell'uomo che è pauroso. Lo facciamo quando edifichiamo in zone inappropriate, lo facciamo quando tappiamo i fossi, lo facciamo quando inquiniamo. Dai singoli gesti di ognuno di noi alle grandi emissioni delle industrie, l'inquinamento in generale. Io penso che la cultura del rispetto dell'ambiente debba essere prioritaria. Dobbiamo avere chiara la direzione e chi ci indica la via? Ce la indicano i ragazzi, i giovani ci indicano la via. Noi dobbiamo essere a fianco ai ragazzi su questa battaglia. E i ragazzi devono capire che non deve essere una battaglia politica, ma deve essere una battaglia di tutti noi. Questa è la vera no-fly zone sulla quale tutti dobbiamo starci. In Veneto è stata depositata una proposta di legge sul fine vita e lei ha una posizione molto chiara a riguardo, ha detto che serve una legge. C'è però la percezione che a livello nazionale le parti politiche non siano d'accordo, non ci sia ancora un'intesa. Qual è allora la sua percezione? Guardi, questo è un argomento delicatissimo. Ne ho parlato compiutamente nel mio libro I pessimisti non fanno fortuna. Le dico che non sono qui per promuovere il fine vita o per non promuoverlo, ma dico che sono qui per sollevare un tema, che è quello che ci troviamo davanti a dei cittadini malati terminali che ci chiedono di poter gestire il loro fine vita. Alla luce di tutto questo, io penso che questa gestione del fine vita non debba avvenire in virtù di una sentenza, che è la sentenza del 2019, ma in un paese civile uno si aspetta che ci sia una legge che regolamenta tutto questo. Penso che se questa legge non la si farà per scelta, la dovremo fare poi per obbligatorietà, per necessità, visto e considerato che il tema è un tema importante, un tema che noi abbiamo già affrontato in due casi in Veneto, in due casi particolari, uno quello di Stefano Geller, che è un ragazzo cinquantenne che vive dall'età di 15 anni è bloccato in una sedia a rotelle con un respiratore. Lui ha chiesto di poter avere riconosciuto questo percorso, ce l'ha, ma Stefano Geller ama la vita, non ha chiesto subito di interrompere la sua vita, ma dice mai dovesse capitare di arrivare in quella situazione che è prevista di non ritorno, io vorrei aver già deciso prima. E dall'altro ovviamente il caso della signora Gloria, del quale hanno parlato tutti, che è un caso ovviamente che è arrivato all'epilogo finale. È una questione sanitaria e allora parlando di sanità le chiedo anche, visto che insomma la Regione Veneto è stata un modello un po' durante la pandemia, com'è la situazione adesso e secondo lei quale deve essere la visione per il futuro, anche tenuto conto dei progressi che ci potranno essere ad esempio con l'intelligenza artificiale? Guardi, se è vero che c'è una vita pre-Covid, una vita post-Covid, c'è una sanità pre-Covid e una post-Covid. La sanità sta cambiando pelle. Noi abbiamo voluto investire in questi anni, in questi 13 anni, io governo questa regione da 13 anni, in maniera importante sulle nuove tecnologie, avendo il massimo rispetto del mondo digitale, quindi la telemedicina, l'intelligenza artificiale, tutto quello che di migliore c'è sul mercato. Ad esempio, penso che le prossime sfide saranno quelle delle infezioni ospedaliere, saranno quelle dell'antibiotico resistenza, temi sui quali non se ne parla, dei quali non si riparla. Vedrete che le prossime sfide saranno le infezioni ospedaliere e l'antibiotico resistenza.
dall'altro dobbiamo anche affidarci all'intelligenza artificiale, ovviamente non vengono meno, diciamo, i fattori più importanti che sono quelli delle risorse umane. In questo paese dobbiamo prendere atto che mancano 45-50.000 medici. In Veneto ne mancano 3.500 di questi 45-50.000 medici e idealmente io dico ai miei cittadini che se avessimo un ospedale con 3.500 ambulatori ed ognuno di questi ambulatori avesse un medico, potremmo erogare almeno 70.000 visite, 40.000-50.000 visite al giorno. Pensi che il nostro galleggiamento, cioè i pazienti che attendono una visita oggi quotidianamente in Veneto, sono circa 52.000. Quindi il tema delle liste d'attesa è il focus fondamentale per noi in questa fase, ma è altrettanto vero che ci vogliono i medici. E allora le chiedo, per queste liste d'attesa, per questi posti mancanti riguardo i medici, cosa si potrebbe fare? Beh, direi fondamentale eliminare il numero chiuso. So che a qualcuno viene l'orticaria, io lo sto proponendo da anni, però è assurdo selezionare un ragazzo che vuole fare medicina con un test d'ingresso a 18-19 anni, appena finite le superiori. Magari noi stiamo scartando dei grandi futuri chirurghi, ma quei futuri grandi chirurghi li selezioni se vanno in sala operatoria, capisci se c'è visione, manualità, se c'è passione, anche perché poi ti rendi conto di che cos'è la medicina nel momento in cui la pratichi. Magari qualcuno si fa anche delle idee, capita spesso, no? Io ho fatto l'università, c'è chi faceva veterinaria perché era appassionato in maniera verace, qualcun altro aveva visto lo spot dell'Amaro Montenegro, cioè funziona anche così a volte, no? A quell'età, a 18 anni, la prendi anche così. Però detto questo, c'è anche un'altra soluzione. Faccio appello, approfitto di una grande piattaforma e autorevole come la vostra, per lanciare un appello. I medici ospedalieri a 70 anni sono obbligati ad andare in pensione. Obbligati ad andare in pensione. Molto spesso questi medici sono delle star della medicina, pensate a 70 anni, dei grandi chirurghi, dei grandi medici noti a livello internazionale, sul quale il pubblico ha investito per anni in team, in attrezzature, in formazione, quindi sono medici che ancora sono bravi, operativi. Allora questi medici sono obbligati ad andare in pensione nel pubblico, attraversano la strada e vanno a lavorare nel privato, perché nel privato possono lavorare dai 70 anni in su e da noi no. Quindi io perdo grandi professionisti, professionisti in generale, non posso trattenerli e loro vorrebbero restare da noi. Io rispetto le scelte, uno può decidere di andare anche nel privato, ci mancherebbe. Non possono restare da noi, sono costretti, se vogliono lavorare, solo andare nel privato. Allora questo che sistema è? Si riconosca la facoltà al pubblico che al privato nel trattenere sul posto di lavoro e dar questa opportunità ai medici che vanno in pensione. In un momento in cui mancano medici, uno non si fa neanche le seghe mentali, mi perdoni l'espressione, di dire tolgo il lavoro a qualche giovane. Se qualche giovane laureato in medicina e chirurgia abilitato che vuole lavorare, chiami il Veneto. Si può dire tranquillamente in questo momento storico. Qualche anno fa ti dicevano che bypassavi i concorsi, oggi non ci sono medici. Si parla molto di autonomia ultimamente per il DDL Calderoli. Lei chiaramente ha una sua posizione chiara a riguardo. Dall'altra parte all'opposizione dicono con l'autonomia differenziata si rischia di acuire i divari tra nord e sud, ad esempio in sanità. Le potrei citare un esempio eclatante, che è quello di un paese che conosce l'autonomia in maniera viscerale e importante, che è la Germania. La Germania non ha avuto minata la sua unità nazionale. Qualcuno in Italia dice che l'autonomia mina l'unità nazionale. La Germania è riuscita addirittura a riportare, diciamo, in bonus tutta quella parte di Germania che era stata tagliata fuori dal muro di Berlino. La Germania eroga servizi uguali in tutto il territorio nazionale nonostante un'autonomia spinta. L'autonomia è una vera scelta di responsabilità, è una scelta di modernità. Chi sceglie il centralismo sceglie il medioevo. Questa è la vera situazione. Dopodiché non si ruba nulla a nessuno, ma si incentiva tutti a puntare al meglio, quindi alla qualità. Faccio un'ultima domanda parlando di migrazioni. Visto che gli arrivi quest'anno, vista la situazione in Tunisia, sono triplicati, com'è la situazione sul territorio per quanto riguarda l'accoglienza? Lei ha sempre parlato in questi ultimi mesi di accoglienza diffusa. Ma guardi, il Veneto innanzitutto ospita già e ha dato ospitalità e integrazione a quasi 600.000 migranti in tutti questi anni. L'11% della popolazione veneta viene da fuori e si è integrata perfettamente. Il modello Veneto è riconosciuto da tutti. I veneti conoscono la solidarietà, però la vogliono erogare a chi è veramente profugo, a chi è veramente un rifugiato, a chi scappa dalla morte e dalla fame. Noi viviamo la difficoltà in questo momento del fatto che stiamo ospitando più di 9.000 persone in questa ultima fase. Vediamo i dati nazionali che ci dicono che se l'anno scorso sono arrivati 105.000 migranti per le rotte del Mediterraneo, quest'anno probabilmente saranno più del doppio. Quindi è una pressione che è importante. Tutta l'Africa in Italia non ci sta. Abbiamo capito che i rifugiati fatti 100, i veri rifugiati
che hanno lo status di rifugiato sono 10-11, se ci aggiungiamo anche gli altri status che vengono riconosciuti, dai 10-11 si arriva a 30, quindi vuol dire che il 30% della massa che arriva ha titolo per essere qui, gli altri no. Noi dobbiamo comunque cominciare a dire questo. Dall'altro, la solidarietà non si nega da chi scappa dalla morte e dalla fame, però non possiamo neanche giustificare, diciamo, il comportamento europeo, che è scandaloso. L'Europa è il convitato di pietra, è scandaloso il comportamento europeo, perché l'Europa percepisce ancora Lampedusa come il confine italiano. Il migrante che arriva percepisce Lampedusa come il confine europeo. Grazie mille. Grazie a voi.